Lunedì molto intenso, quello del 30 settembre per i vigili del fuoco, chiamati in causa alle ore 17:25 circa, da una chiamata che segnalava un sospetto incendio di un capannone industriale a Cordenons, con parecchio fumo che usciva dalle finestre. Immediatamente sono state inviate sul posto la squadra e l'autobotte dal distaccamento di San Vito al Tagliamento. Una squadra, l'autobotte, l'autoscala e il funzionario di guardia della sede centrale del comando vigili del fuoco della destra Tagliamento. Giunti sul posto, i pompieri hanno verificato che all'interno del capannone di circa 450 metri quadri non vi fossero persone e dopo una breve ispezione hanno constatato che l'incendio, partito dall'interno del capannone, aveva interessato il tetto e l'impianto fotovoltaico installato sulla copertura. Le squadre hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo in tempi brevi a estinguere le fiamme mentre proseguono gli accertamenti sulla natura dell'incendio. Poco prima c'era stato invece un intervento con una squadra e l'autogru in via Tavella, a Pasiano di Pordenone, per un incidente stradale nel quale un autocarro si era rovesciato adagiandosi su un fianco senza coinvolgere, per fortuna, persone o altri veicoli. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato l'autista già fuori dal mezzo in autonomia e utilizzando l'autogru hanno quindi provveduto a raddrizzare il mezzo pesante rimettendolo sulle sue ruote, come si vede dalle immagini realizzate. Le operazioni sono terminate poco prima delle 18 con un pieno successo.